casino lì dalla cassa. Quindi 40 smeraldi anche qui. E questo è il tetto! L'accesso al tetto! Wow! Possiamo vedere tutta la nostra città! Non è nostra, e non c'è neanche un elicotterino. Ma brano. Volevo l'elicottero! Anche io volevo l'elicottero! Dov'è l'elicottero? Ma l'elicottero sul tetto, che non c'è niente! Dov'è l'elicottero? No, io devo spingere, muoio! Dov'è l'elicottero? Non c'è l'elicottero! Perché? Non c'è! Perché è stato rapito, l'hanno rubato! Chi? Loro! Guarda quanti sono! Gli zombie! Sì! Quindi è colpa loro! Pezzi di me! Sono stati proprio loro! Schifosi! Chi mi ha colpito? Non ci posso credere, è stato Alex. Ma, scusa, ma è un mostro! Come? Cioè, ti ha colpito la schiena! Come hai osato farlo? Lion, giuro, non volevo! Come hai osato farlo? Lion, mi è scivolato il mio dito grasso, tu lo sai che c'ho i Io l'ho proprio visto che lui ha meditato vendetta. Questa cosa che hai fatto è gravissima. Gravissima, lo so, scusa, non volevo. Adesso ma è inutile che fai le vocine, brutto idiota. Ok, perché questa la paghi adesso. Adesso sai cosa succede? Te lo dico io che cosa succede, te lo dico io. Adesso io vado su Amazon e ti compro 50 kg di terra. No, la terra no. Sì e no. Non sto scherzando, lo faccio davvero, ma non saranno 50 kg, probabilmente saranno più 200 kg di terra. E te li attacchi a Q, ok? Bene, hai capito bene, perché forse tu stai credendo, perché lui ora è ingenuo e sta pensando, ah, Lion sicuramente sta facendo un simpatico scherzo, non lo farà davvero. Lo farò davvero, hai capito? Davvero. No, non voglio scaricare 50 kg di terra. E lo farai invece, brutto miserabile, hai capito? Miserabile. Però, così si fa. Schifoso. Lion, abbiamo un problema. Tua madre è il problema che abbiamo. A parte quello, Lion c'è un'orda sotto. Sta portando qui. È inutile che cerchi di cambiare discorso. Non ti salverai da quello che hai fatto, hai capito? Io ci voglio provare. Miserabile, non vuoi 50 preparati a prendere quei 50 kg di terra. Preparati a scaricarli dal camion del corriere, che sarà pure arrabbiato con te perché gli hai fatto portare 50 kg di terra. Imbecille. No, ti prego, il corriere arrabbiato. Andiamo, stai zitto. Hai ci perso tutti i diritti. Ci sono delle orde da accappare. Imbecille, fai schifo a tutti, stregato è meglio di te. Wow, buttiamolo in mezzo agli operai. Aiuto. Fatto. Bravi, aspetta che ho un colpo rimanente. No, non per me. Crepa, imbecille, eh. Sei ancora qua? No, ragazzi, ce n'è altri. Ce n'è altri. Vieni qua, stai zitto. Devi stare zitto, quello che hai fatto è imperdonabile. Kevin, striscia. Striscio, perdono, in ginocchio. Anzi, non in ginocchio, tutto per terra. Così, ecco per terra. Che schifo che fai. Perdonami però. No, la terra. No, guarda che non sto scherzando. Io ti perdono, ma la terra te la compro. Non mi interessa. Non avresti dovuto miscliccare. E quando ti arriva, farai anche la foto e noi ci rideremo tutti insieme. Ma io starò piangendo. Zitto! Stregato, lo puoi bannare, per favore? No. Oh sì, mamma mia, non vedo l'ora. Grazie. E se ne è pure licenziato dal nostro McDonald's. È stato pure licenziato dal nostro McDonald's, è giusto. Sì, grazie. Adesso è solo nostro. Adesso ci possiamo fermare perché sono molto lieto di quello che abbiamo fatto e mi è piaciuto. Fateci sapere però se volete vedere un'altra costruzione di un altro edificio. Che ne so, la prossima volta potremmo fare la fabbrica di Coca-Cola, per dire. Vi piacerebbe? Benissimo. Ecco, fatecelo sapere. Tu stai zitto, Alex, perché guarda, preparati perché la terra ti arriva la terra, a costo di spenderci 500 euro in terra. No! In ogni caso, ragazzi, buona giornata a tutti e Lion out! Ciao!